Non abbiamo mai letto i giornali. Vietato leggere i giornali. Berzotta durante il mondiale ha detto: non si leggono i giornali. Ed è una cosa importante perché molti giocatori, molti ragazzi sentono le critiche, uno le avverte. Quindi il fatto che di non leggere, di non sentirsi criticato sotto l'aspetto morale è molto importante. Berzotta ha sempre vietato di leggere i giornali. Non si leggono. Durante le manifestazioni del campionato del mondo non si leggono i giornali, assolutamente. Sapevo, io telefonavo in Italia, telefonavo a mio papà, a mia mamma, sapevo che c'era un grande clima in Italia, di grande euforia, e questo per me era già sufficiente. In quel mese lì si ferma una nazione, assiste a un evento sportivo e lo sport può dare delle cose importanti alla gente, può far dimenticare tante altre cose, può dare delle emozioni e far vivere. Io a distanza di 20 anni adesso trovo tantissime persone in giro, non solo in Italia, per il mondo, che mi ringraziano ancora oggi per quello che hanno vissuto in quel momento. E quindi è una cosa bella, è un aspetto positivo della vita questo.